Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Vedo che comunque per un fatto sicuramente non per curiosità ma sicuramente per un fatto civico vi vedo sempre più numerosi e questo mi dà piacere. Numerosi perché probabilmente siete convinti e io ve ne sarò grato del nostro progetto, della nostra strada, del nostro programma. Come prima accennavamo la settimana scorsa quando abbiamo fatto l'inaugurazione del nostro primo comitato in via Vittorio Emanuele, così stasera ci accingiamo ad inaugurare questa sede che sarà molto probabilmente la sede che ci accompagnerà per tutta la campagna elettorale del Rione a Prato. Ho voluto espressamente questa sede, in questa zona, come punto di riferimento per tutto il Rione, perché lo vedo, e secondo me è per tutti questo, una zona mortificata negli anni, lasciata un poco a se stessa, abbandonata un poco a se stessa. E io come Rione intendo non solo Prano, inteso come questo gruppo di case, ma estendendolo pure verso il corso, di Corso Umberto, e là pure è un riferimento di Prano. E lì non a caso, e qui è una piaga che purtroppo è decennale, c'è una piazza che purtroppo nonostante i nostri sacrifici, anche dopo tante tasse che sono state pagate e molto probabilmente non spese bene, abbiamo una piazza Prano in un modo indecoroso, abbandonata a se stessa. A se stessa perché non c'è stata incuria, non c'è stata la giusta probabilmente sorveglianza da parte degli organi competenti, non ci sono stati i dovuti accorgimenti. Tanto è vero che adiacente a questa piazza c'è un rudero sì è vero di forma privata, ma comunque voglio dire è un rudero abbandonato dove lì dalle ore, incominciando da quest'ora praticamente, si fanno gli atti più vandalici, atti osceni, ci sono addirittura persone, purtroppo sì, lo devo dire, spacciano droga e più di una volta in altre sede l'ho detto, tanto è vero che in diverse occasioni ho avuto pure modo di riferire a chi per essi, ci sono stati degli episodi anche addirittura barbarici, ci sono stati episodi addirittura che dei ragazzini hanno addirittura cacciato una pistola, forse voi non lo sapete ma ci sono stati ancora questi episodi. Io li ho dovute per forza maggiore, per un fatto anche, ma non per un fatto di perché consigliere comunale, ma per un fatto proprio morale, no? Questi episodi assolutamente non devono accadere. E dicevo prima Piazza Prano in collegamento con il Corso Umberto, il centro storico. Il centro storico noi lo vorremmo sicuramente vedere come un centro che deve essere il pupillo proprio del paese, perché il centro si dice storico proprio perché raggruppa in sé tutta la storia di un paese con le sue per ogni ricorrenza, allora fa sempre riferimento al centro storico, perché il centro storico sono quei valori veramente che ci chiamiamo noi stessi, no? Quando diciamo il centro storico mi sembra che il cuore si allarga, invece no, è un corso morto, verso le 7, se non c'è la luce praticamente è proprio il modo più assoluto. Il nostro compito morale è se noi avremo modo di andare a governare, uno dei punti salienti è proprio il rinnovamento del centro storico, ma nel senso non strutturale, perché la struttura può essere anche, anzi è bella così, in modo, però io dico in modo vivibile come? Basta semplicemente un semplice programma, farlo rivivere commercialmente, fare gli opportuni tutto quel sistema che gira intorno al discorso commerciale. Basta fare un poco di spazio, i ruderi vanno messi a terra, vanno buttati, si fa il parcheggio e si organizzano delle cose. Chi si apre una gelateria, chi si apre un piccolo chiosco, cioè queste cose qua, in modo che il centro sia vivibile. E solo così poi Piazza Prano può prendere veramente quello spicco di essere chiamata piazza. Tutte queste cose qua. Questo è un punto del programma molto probabilmente che noi secondo me prenderemo a cuore e lo faremo.
Ma stasera non voglio parlare di programmi, altrimenti avremo punti, voglio dire, prenderemo molto tempo sul programma. Ma io mi soffermerei qui. Dicevo che il nostro compito stasera è di inaugurare questa sezione, mi auguro che rimarrà, e me li auguro per i referenti di zona, che rimarrà aperta 24/24 per raccogliere laddove ci sono istanze, le esigenze di qualche, dei singoli cittadini. Come abbiamo detto nella sezione principale, noi siamo pronti ad accogliere qualsiasi. È chiaro che non possiamo mettere, figuratevi, tutto nel programma, però noi ci adopereremo in quanto possiamo benissimamente raccogliere tutte le istanze e vediamo poi dal contesto che ne esce, solo così potremmo fare una bella cosa. Non mi voglio dilungare molto di più, perché stasera un altro passaggio importante, perché purtroppo, e io mi scuso pubblicamente per i nostri amici che si sono così, io li chiamo amici per il momento, ma sono probabilmente, mi auguro, i futuri consiglieri. Io avevo intenzione di presentarli tutti quanti assieme. Stasera ci diamo una smossa, perché il tempo è tiranno, ci sta addosso. Perciò io stasera, e mi scuso per gli altri, avevo intenzione di, posso, se con il vostro permesso, perlomeno un paio di persone li vorrei presentare a voi. Io dico persone, ma sono giovani veramente motivati, ci hanno messo la faccia, ci stanno mettendo il cuore e io ne sono grato per tutta la vita. Il primo che vi presenterò è un giovane veramente che nel sociale sta dando l'anima, sta dando il cuore. Non a caso 24 giorni fa, nemmeno pure, è stato proclamato presidente della Gifra, e vi parlo di Giovanni D'Ambrosio. Potete vedere, cioè, per arrivare ad essere proclamato presidente della Gifra, cioè, voglio dire, non è poco. Perciò io lo ringrazio di cuore di avermi dato questa possibilità di essere parte del mio programma, e lo chiedo cortesemente di fare un saluto a questa sezione e di auto grazie. Vai, troppo bello. Grazie. Allora, io sono Giovanni, ho 24 anni, sono diplomato in tecnica delle industrie elettriche e la mia professione sono impiegato aziendale. In determinate circostanze io parlo poco, in altre meno, però in queste circostanze parlo poco, perché di chiacchiere ne sono state fatte tante. Tante chiacchiere e purtroppo mi sento di dire poche opere per un paese come il nostro, che ha una storia, ha una cultura, penso secondaria a nessuno in tutto l'agro aversano. Le motivazioni che mi hanno scelto a sposare il progetto di questo signore grazie, nel vero senso della parola, sono state tante. Ne cito qualcuna: la sua semplicità, la sua determinazione, la sua immensa disponibilità verso tutti. Grazie. No. Sarai il sindaco di tutti i nostri cittadini. Tutti i francesi, senza distinzioni, perché è una cosa che lo contraddistingue da tutti. E sono fatti, sono cose reali, non sono invenzioni, e chiunque può testimoniarlo. Ma soprattutto il suo credere nei giovani. Cioè, qui non vedete, quant'è la media? Un 30? Neanche. Segno di un cambiamento radicale. È un dato di fatto reale, non è un'invenzione. Sono qui, siamo giovani. Il vero segno radicale, il vero cambiamento radicale. Oggi qui abbiamo inaugurato questa sezione, ma qui faremo aggregazione, faremo il programma, tante cose, ma il nostro comitato elettorale ci siamo promessi che sarà la strada, stare tra la gente, saranno i vostri desideri ad arricchire ulteriormente il nostro programma elettorale. Oggi inizia un nuovo modo di fare politica, oggi
stiamo scrivendo una storia nuova, e la scriviamo tutti insieme con la matita del cuore. Grazie, buona serata. Per le lusinghevole parole, voglio dire, che fanno venire i brividi. Ci proviamo. Sì, è vero, hai detto delle sante parole, hai detto sante parole. Andiamo avanti. Un altro passaggio fondamentale, e dico fondamentale perché alla mia sinistra c'è Michela Colella, eccola qua, una nuova compagnia. Presentare in modo particolare perché lei è proprio di Aprano, voglio dire, è di Aprano. Noi ci definiamo apranesi, però siamo un poco più. Lei è di Aprano, è nella stessa sezione. Buonasera a tutti, sono Michela, ho 27 anni, sono diplomata in lingue, faccio di professione l'estetista. Io, come diceva Pasquale, io sono proprio del rione di Aprano. Lui diceva, il mio collega non aveva tante parole per esprimere, io ne ho molto di meno di lui. Aprano, il lione è morto, ok? Il lione è morto. Io ringrazio Pasquale che ha fatto un partito tutti i giovani, idee in comune non solo i giovani dentro, ma anche i giovani al di fuori, ognuno ha la propria idea, quindi per tutte le idee insieme per cambiare il paese, perché il paese si deve concentrare di più sui giovani. Devono essere i giovani per modernizzare. È vero, sì, avranno un centro storico, ma non vuol dire centro storico, vuol dire morto. No, comunque deve vivere, soprattutto anche per le persone. Ma così avranno, così un altro rione, Casa Luce, per i giovani, il futuro e il lavoro per i giovani, proprio per Casa Luce. Ringrazio Pasquale, perché ho scelto di stare con Pasquale perché è una persona umile, a disposizione di tutti, si presta con tutti ed ha un cuore immenso. E, cioè, non ho altro da aggiungere. È umile e... La lacrimuccia ci voleva, però grazie Michele. Niente, è vero, mi riallaccio a tutti e due. Effettivamente ci è voluto coraggio non solo da parte mia di mettere in essere una squadra di giovani, ma ci è voluto coraggio da parte loro ad affidarsi e di fidarsi di me. Fidarsi perché io, sì, è vero, ho fatto già politica, e quando si parla di un politico, tra virgolette, subito si pensa. E allora perciò a loro va il mio tutto veramente, veramente di cuore, niente, basta. Un altro ingresso, il fiore all'occhiello, ciao, vieni, sei completa, oggi è quasi completa, mancano ancora qualcun altro, però io mi rendo conto che per un motivo e per un altro comunque è quasi completa. Abbiamo fatto due chiacchiere, ci siamo promessi che questa sezione prenderà piede su 24 ore su 24, rimarrà aperta. Qualsiasi, cioè, sta Michela, ci sta loro che sono i referenti di zona più che altro, ma non togliere nulla agli altri, e gli altri che verranno presentati nei prossimi giorni, vedremo meglio come è meglio fare e dove. Io vi ripeto, volevo fare una cosa un poco più allargata in un'unica sede, in modo io e poi li presentavamo tutti, però non è stato possibile, i tempi sono quelli che sono, e quindi stiamo rincorrendo questa cosa. Io intanto vi ringrazio della presenza, e giusto con un prosecco e apriamo una bottiglia per l'augurio di questa sezione, e vi auguro sempre di essere sempre più numerosi nel momento in cui faremo altre manifestazioni. Vi auguro veramente una buona serata e grazie dell'invito che siete stati in questa sera.